Oggi abbiamo fatto, caro Sant'Antonio, intercedi per noi. Ecco, per tutti i bisogni. Tutti i bisogni, per le famiglie, per i malati, per tutti. A migliaia i fedeli di Antonio dai primi di giugno visitano la Basilica, ma in questi pochi giorni che chiudono la tredicina l'emozione è grande. Nel chiostro del Beato Luca Belluti, infatti, in una sala del Museo della Devozione Popolare, davanti a centinaia di ex voto dedicati a lui, ecco Antonio com'era veramente. È la ricostruzione forense eseguita dagli esperti del Museo di Antropologia, un volto che somiglia molto più a coloro che davanti a lui si inginocchiano, che non a quello della tradizione iconografica. Sant'Antonio è grande, immenso e che prega soprattutto per il mondo e per le famiglie. Questo volevo chiedervi, cosa rappresenta Sant'Antonio, signora? Per noi rappresenta la fede, la gioia, tutto, la speranza. È una vita, la sua, dedicata a Dio e speriamo che ci aiuti anche noi qua in terra. Domani Basilica aperta dalle 5:30 del mattino, alle 11 la messa del Vescovo Mattiazzo, alle 18 la partenza della grande processione con le reliquie e la statua del Taumaturgo, che si concluderà sul sagrato della Basilica coi saluti del ministro provinciale e del sindaco davanti al corteo di fedeli da tutto il mondo. E Sant'Antonio è stato il testimone di Cristo, il Cristo risorto che ha lasciato detto che chi ha fede in Lui farà le stesse cose che Lui ha fatto. Sant'Antonio le ha fatte e noi con la fede in Lui diciamo intercedi per Lui. Speriamo che sia il nostro benessere per il nostro figlio, perché ogni qualvolta che veniamo qua preghiamo per lui. Questa è la terza volta che vengo a Sant'Antonio. Oggi invece in serata il transito, la ricostruzione storica in costume delle ultime ore di Antonio, la partenza dal noce di Campo San Piero fino alla morte, all'Arcella, la morte in terra, per quegli occhi che hanno visto il cielo, conquistandosi l'eternità.